nella squadra Bat. Batman, sono il commissario Gordon. Sto arrivando, ma dovrai fermare la rapina da solo. Io non credo proprio. Guardalo bene, Babs, è proprio lo stesso rullo compressore usato da Joker per il suo famoso colpo grosso contro il Natale! Sai, sono andata alla convention annuale dei fan di Gotham solo per questo! È la cosa che volevo vedere più di qualsiasi altra! Ehi, qual è il tuo pezzo forte di quest'anno, Barbetta? Ha a che fare con Batman, giusto? Ospite speciale a sorpresa! Credevo che si trattasse di Batman! Ma certo che è Batman! È l'ospite più speciale che si possa avere! È da settimane che preparo le mie domande! Ne rimarrà stupito! E magari mi prenderà con sé! Benvenuti alla convention annuale dei fan di Gotham City! Siete pronti per conoscere questo ospite speciale? Signore e signori, fate un applauso per... Batman! Robin! Oh, caspiterina, il bat telefono! Papà, papà, il telefono! Papà, ehi, mi senti? Ti sta chiamando Batman! Sì, qui è il commissario Gordon. Che mi racconti, Batman? Meme, amnameme. Potresti ripetere, Batman? Sono anziano e il mio udito non è più quello di una volta. Batman dice che c'è un super cattivo diretto verso di te. Un cattivo di Gotham, mi spiego? Andrà alla fabbrica di pesticidi di Metropolis. Vuoi aiutarci o no? Buongiorno sui popcorn, tortino di zucca? No, grazie! Quello chi era? Ero io, a volte parlo da solo e mi chiamo... Sì, era solo un piccolo incubo. Ho letto in psicanalisi criminale di Batman che gli incubi sono il modo in cui il subconscio ci presenta insicurezze e paure nascoste, facendoci provare emozioni che in realtà si ricollegano ad eventi della vita vera e che la nostra mente cosciente non riesce a elaborare. O l'ho sognato? Oh, gli incubi sono brutti? Io detesto gli incubi. Giusto, anch'io. Che cosa? Da quando? Fumetti. Arlene, l'ho trovato! Il numero 6 della serie limitata Il Corvo di Gotham! Finalmente! Ehi, che hai fatto al polso? Oh, ecco, mi si è impigliato nel filo dell'asciugacapelli. Tu che hai fatto al collo? Oh, in realtà anch'io stavo usando l'asciugacapelli e l'ho posizionato troppo vicino. Barbie, se non sembrasse così impossibile, direi quasi... Che questa qui è una ristampa di Joker contro Batman nuovo di zecca! Cosa? Leggiamola insieme, dai! Uffa, perché nella prima vignetta c'è sempre Batman? Ma gli si è rotto il rasoio? Ha sempre un filo di barba! Non potrebbe curare il suo look come Joker? Scusa, ma il fatto che non si rada mostra quanto si impegna per la città! Tiene così tanto a Gotham che trascura persino l'igiene personale!